È una fotografia di un sistema che garantisce ancora i livelli essenziali di assistenza, ma è evidente che gli indicatori ci dicono che questi livelli essenziali di assistenza riducono le performance di anno in anno. Quindi c'è bisogno di un intervento strutturale che per troppi anni si è trascinato, che deve affrontare il rapporto della rete ospedaliera e soprattutto deve contrastare la frammentazione e la dispersione, in particolare nell'attività chirurgica. È un quadro a luci e ombre, quello dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas, presentato oggi dal direttore generale Domenico Mantoan nella riunione della terza commissione del Consiglio regionale. Tra i punti di forza del sistema sanitario in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'Agenzia, il numero di medici e infermieri ogni 1000 abitanti è superiore alla media nazionale. Tra le aree più critiche c'è l'ortopedia, per la quale la Regione finanzia di fatto il privato accreditato di altri territori, dove più di 3000 residenti si recano ogni anno per ottenere servizi sanitari. Tra i correttivi da apportare, secondo Agenas, razionalizzare in hub specialistici le pediatrie, le chirurgie e le cure oncologiche. Un altro elemento emerso riguarda gli accessi al pronto soccorso. Oltre il 70% dei casi un codice bianco. Da qui il suggerimento di Agenas di valutare la trasformazione di alcuni punti di pronto soccorso sul territorio in centri di cure primarie che possano dare risposte ai casi non urgenti. Penso che questi suggerimenti, che tra l'altro sono fatti da un organo terzo, perché parliamo della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, debbano raccogliere l'opinione di tutti i portatori di interessi e ci prepareremo a fare un'attività che non è un'attività di riforma, sapendo che non c'è la necessità di chiudere ospedali, non c'è la necessità di ridurre posti letto, ma c'è una forte razionalizzazione che deve eliminare queste sovrapposizioni, deve aumentare le casistiche anche per attrarre i professionisti che oggi possono scegliere dove andare a lavorare. Critiche le opposizioni presenti in commissione, le maggiori perplessità riguarderebbero i dati che andranno analizzati nel dettaglio. I dati richiedono di essere letti attentamente, mi auguro ci vengano forniti prima possibile e devono essere anche valutati perché vede, i confronti, ad esempio con le altre regioni, per la spesa, per il numero di medici, devono tener conto anche delle storie dei sistemi sanitari, devono tener conto delle peculiarità delle regioni, perché se una regione ha un'età media più avanzata ha più bisogno di salute.